Il mio personaggio si chiama Nora Segni, è una ragazza un po' ambigua, molto ambigua. Apparentemente può essere ingenua, ma alla fine nello sguardo cela un segreto e si scopre che fa una vita un po' particolare, fa un po', diciamo, una dama di compagnia, un po' una specie di prostituta. Ed è il ponte, una connessione per arrivare al conte di Rosazza, è quella che guida i protagonisti fino al conte. Avevo interpretato solo commedie finora. Ho debuttato al cinema con Pieraccioni, però era da tanto tempo che desideravo mettermi alla prova con qualcosa di diverso. Finalmente è arrivato un ruolo un po' particolare, un po' più complicato, se vogliamo dire. E niente, mi sono divertita a inventarlo, a interpretarlo e sono felice del risultato. Come registi italiani, avete dei registi molto validi, ma a me in particolar modo mi piace... Cioè, sono una romanticona, sognatrice, quindi il mio sogno sarebbe lavorare un giorno con Castellito, Virzì. So i film loro a memoria praticamente, Ozpetek. Delle donne diciamo che seguo moltissimo Kasia Smutniak. Mi piace molto lei come attrice, un'attrice giovane però molto molto forte secondo me. Mi piace sempre sperimentare cose diverse, quindi non vedo l'ora di mettermi alla prova con qualcosa che non sia una commedia. Adesso ho provato un po' un thriller, non lo so, fate voi.